Amici sportivi, buonasera e bentrovati al consueto appuntamento del lunedì con Calcio e dintorni. In questa puntata parleremo come sempre, in particolare dei campionati di prima e di seconda categoria di calcio e lo faremo con l'ausilio del nostro gradito ospite. Vado subito a presentarlo, è Antonio Zangolli, tecnico del Fossa Cesia, che milita nel campionato di seconda categoria, girone D. Con lui parleremo oltre che del suo girone, che lo interessa direttamente, anche di tutti gli altri gironi che trattiamo abitudinariamente nel nostro programma. In scaletta, come sempre, risultati di prima categoria gironi B e C, di seconda categoria gironi D ed F, oltre alle immagini di Casalbordino, Rocca Spinalvetti e Fossa Cesia 90, Mario Turdò, con immagini iniziali riguardanti il primo incontro, che mi mostreranno un po' l'ennesima premiazione del nostro amico Antonio Tartaglia, che Antonio Zangolli conosce benissimo. Ma andiamo subito per ordine a vedere i risultati con relative classifiche del campionato di prima categoria Girone B. Vediamo subito questi risultati. Undicesima giornata di ritorno, Casalbordino Rocca Spinalvetti 0-3, Montedolizio Fara San Martino 1-1, Paglieta San Vito 83 2-2, Palombaro Virtus Cupello 2-1, Perano Sant'Eusanio 4-0, Robur Castiglione Castelfrentano 1-0, Spallanciano PGS Calcio Vasto 0-3, Trigno Cerenza Scerni 1-1. Vediamo la classifica capeggiata dal Rocca Spinalvetti con 65 punti, matematicamente promosso nel campionato di promozione. Scerni rimane a 51, Castelfrentano e Fara San Martino 46, PGS Calcio Vasto 42, Spallanciano 39, Virtus Cupello 36, Casalbordino 35, Trigno Celenze, Robur Castiglione 33, Pagliete e Palombaro 29, Montedolizio 27, Perano 23, San Vito 83 20, Sant'Eusanio 4. Per quest'ultima c'è la matematica retrocessione. Vediamo la classifica dei marcatori, capeggiata da Marco Zoccaro del Rocca Spinalvetti con 26 segnature, con 17 reti troviamo Marzocchetti della Virtus Cupello insieme a Gino Guerra, anch'egli del Rocca Spinalvetti, con 16 reti Severo del Montedolizio e Ronzitti della PGS Calcio Vasto, con 14 reti Coletti della Spallanciano e Di Palma della Robur Castiglione, con 13 reti De Vitis del Fara San Martino. Infine, per le posizioni di vertice, troviamo a 11 gol Scaglione del Castelfrentano, Gian Giordano del Fara San Martino e Cancellier del Rocca Spinalvetti. Allora, possiamo partire subito prima di parlare di prima categoria con queste immagini ancora una volta gioiose per Antonio Tartaglia, che ieri era nel suo paese natale, Casalbordino, a ricevere l'ennesimo premio della stagione, questa volta offertogli dal presidente Massimo Canosa del Casalbordino, che insieme a tutta la cittadinanza ha voluto rendere nuovamente omaggio a questo suo illustre concittadino. E Antonio Zangolli conosce bene l'altro Antonio, qui siamo tutti Antonio. Sì, veramente fare i complimenti a Antonio perché è una grossa impresa fatta da un atleta abruzzese, tra l'altro siamo molto amici, abbiamo frequentato l'ISEF dell'Aquila insieme e sicuramente penso per l'Abruzzo sia una grande gioia, insomma una medaglia d'oro alle Olimpiadi, noi abbiamo seguito il nostro conterraneo, quindi auguri per lui e speriamo che continui questa grande carriera che sta portando veramente a livelli mondiali, diciamo. Ecco, allora possiamo magari sfumare con queste immagini e iniziare a vedere quelle relative all'incontro Casalbordino-Rocca Spinalvetti. Innanzitutto, ecco, complimenti alla formazione del Rocca Spinalvetti. Ieri abbiamo ascoltato anche il presidente della compagine roccolana, Patrizio Mariani, che ha smentito categoricamente le voci che sono circolate ieri proprio nel corso della nostra trasmissione, secondo la quale la formazione del Rocca Spinalvetti sarebbe in procinto di trasferirsi all'Aragona di Vasto per giocare il prossimo campionato. Totalmente infondate queste voci, lo ribadiamo, per bocca dello stesso presidente Mariani, che ha smentito in maniera categorica. Sarebbe un brutto colpo se ciò avvenisse, ma non avverrà sicuramente per il pubblico di Rocca, che insomma sta facendo tanti sacrifici insieme alla società per mantenere questa squadra. Ha lottato pure l'anno scorso perdendo proprio il match decisivo con il Tollo, quest'anno il giusto riconoscimento ad una programmazione effettuata dalla società in maniera eccellente. Ma sicuramente un campionato vinto alla stragrande da Rocca Spinalvetti, già lo scorso anno erano in lotta con il Tolo, ma hai già detto, comunque una formazione costruita per la promozione che non ha avuto ostacolo, insomma con giocatori sicuramente di livello superiore
che probabilmente anche in promozione con la stessa squadra potrebbero ripetere l'ottimo campionato fatto quest'anno. Ecco, mentre vanno in onda le immagini proprio della partita che ha regalato alla formazione di Franco Scarano questa storica promozione in promozione, e volevo parlare con Antonio Zangolli di questo campionato che ha visto questo strapotere della formazione del Rocca Spinalveti e lo Scerni che sembrava poter reggere il passo è crollato nell'ultima fase della stagione, ha perso un po' di punti e adesso dovrà sperare negli spareggi per il secondo posto. Beh sì, lo Scerni è un'ottima formazione, sicuramente ha puntato molto sulla difesa, perché da come si vedono, come parlando anche con altri allenatori, ha un'ottima difesa, ha subito soltanto 15 gol e comunque è sempre un ottimo campionato, perché si sa in questi campionati riuscire ad arrivare al secondo posto, agli spareggi, anche in caso di sconfitta c'è sempre la possibilità di ripescaggio. Comunque Scerni sicuramente è una piazza importante che merita anche la promozione, anche se il discorso per il secondo posto non credo sia ancora finito, perché cioè, vedo il Fara San Martino e il Castelfrentano che sono due ottime compagini, e Castelfrentano ha diversi giovani inserito, il Fara San Martino ha una squadra ottima che a novembre si è rinforzata con Flocco, con altri giocatori, quindi insomma sono 5 punti di distacco nelle ultime 4 gare, è ancora aperta la lotta per questo secondo posto che può dare la promozione. Insomma. Mentre per quanto riguarda la bassa classifica, ormai segnato il destino della simpatica formazione del Sant'Eusanio, che purtroppo non potendo disporre di notevoli mezzi economici, è una squadra legata soltanto alla buona volontà dei fratelli Vitucci, ma purtroppo soltanto a loro, deve abbandonare con largo anticipo il campionato di prima categoria. Ricordiamo che come per il Fossa Cesia, la squadra del Sant'Eusanio ha militato per tanti anni in promozione, quindi due sì. Squadre che hanno un passato glorioso, un presente diciamo soprattutto per Sant'Eusanio non certo positivo. Sì, ci siamo scontrati in promozione diversi anni, in prima categoria e anche in promozione. Purtroppo dispiace per il Sant'Eusanio, ma insomma un'annata partita molto male. Per quanto riguarda le altre posizioni c'è il San Vito, il Perano, insomma stanno lottando, il San Vito che insomma di cui conosco parecchi giocatori, sono stato anche lì nel settore giovanile, sicuramente è una realtà un po' difficile, in questo anno hanno fatto una politica di giovani, addirittura stanno c'è il mister Orfeo che abbiamo avuto anche a Fossetto, sta facendo giocare 2-3 ragazzi dell'81 che conosco molto bene. Comunque non sono ancora spacciati, perché vedo che domenica c'è uno scontro diretto col Ferrano di un altro ex mio allenatore, mister Valbonesi, molto bravo, che saluto. E quindi insomma poi credo con 4 partite ancora c'è anche la possibilità di riagganciarsi a questo quart'ultimo posto, insomma per una lotta sempre difficile, la lotta per la salvezza è sempre difficile. Comunque speriamo per il San Vito e per il Perano di poterne uscire, anche al limite cercando di agguantare le squadre che stanno sopra di loro. Insomma. Bene, direi adesso di fare il primo blocco pubblicitario e poi parleremo insieme ad Antonio Zangolli del campionato di prima categoria Girone C, tra poco. Bene, siamo tornati in studio per parlare di prima categoria Girone C. Vediamo subito i risultati di questo turno di campionato Girone di ritorno. Vediamo, 11ª giornata, Ari Rosciano non si è disputata per impraticabilità di campo, Atletico Colli Arabona 2-0, Bucchianico Tiburfuoco 1-1, Catignana Lanno 2-8, Manoppello Prodelta 3-1, Scafa Adriano Flacco 4-0, Silvi Calcio Arielli 4-1 e Torrevecchia Montupoli 1-1. Vediamo la classifica. Al comando il Manoppello con 63 punti, segue Silvi Calcio a 60, Bucchianico 59, Rosciano 46, Arabona 41, Alanno 40, Prodelta 37, Tiburfuoco 36, Atletico Colli 35, Montupoli 32, Adriano Flacco 29, Scafa 28, Arielli 25, Torrevecchia 24, Ari 21 e Catignano 4 punti. Vediamo la classifica dei marcatori, al comando Iezzi del Bucchianico con 25 reti, con 23 reti Tricca del Manoppello, a quota 22, non è segnalato, comunque a 22 reti c'è Sabatini della Lanno, a 18 reti Livello del Prodelta e Cichella del Silvicalcio, con 16 reti Capitanio del Rosciano, a 12 reti Figurilli del Bucchianico e Petaccia del Manoppello, con 11 segnature troviamo Di Francesco del Silvicalcio e Centurione dello Scafa, infine
con 10 reti Santoro del Silvicalcio. Ricordandovi che lunedì prossimo avremo in studio mister Mammarella del Buttianico insieme a qualche altro rappresentante di questa squadra che ben si sta comportando nel campionato di prima categoria Girone C. Volevo così un'opinione su questo girone da Antonio Zangolli. L'unica cosa certa, visto che la vetta è incerta, è la retrocessione del Catignano, che ha seguito, ahimè, la stessa sorte dell'altro girone capitato al Sant'Eusanio. Sì, c'è una lotta di tre squadre, sia per la promozione che per la salvezza, perché nella promozione c'è Manoppello, Silvi e Bucchiani, che sono in un fazzoletto di punti, quindi tutto è ancora possibile, anche se Manoppello con tre punti di vantaggio potrebbe aver fatto la fuga buona, insomma. E per la salvezza la stessa cosa, c'è con Arielli, Torrevecchia e Lari che deve recuperare la partita non disputata ieri, quindi teoricamente con una vittoria sarebbero tutte e tre a pari punti, quindi si giocano il posto che le darebbe la salvezza, insomma. E quindi una lotta, penso, ardua fino alla fine, fino all'ultimo minuto. Tra le prime tre della classe a chi attribuiresti maggiori chance di vittoria finale? Ma credo che il Manoppello, insomma, con tre punti di vantaggio a quattro giorni dalla fine possa avere le potenzialità per vincere questo campionato, anche perché ha tra le sue file, insomma, giocatori di categoria superiore, un allenatore esperto come Lerza, quindi credo che questa sia la fuga buona. A quattro giorni dalla fine sarebbe un peccato per loro farsi scappare questa promozione. Ecco, proprio per Lerza, come per Tricca e Del Ponte, in caso di vittoria sarebbe il secondo successo in campionato consecutivo, visto che questi tre elementi, il tecnico e i due calciatori, avevano ottenuto una promozione l'anno scorso tra le fila del Casoli. Adesso direi di fare un'altra breve pausa pubblicitaria e poi parleremo finalmente del girone che riguarda proprio Antonio, il girone D di seconda categoria. Parleremo in ampia misura del Fossa Cesia, da lui rappresentato. Bene, siamo tornati in studio per parlare di seconda categoria, girone D. Vediamo subito i risultati del turno di ieri. Si trattava anche in questo caso dell'undicesimo turno di ritorno. Canosa Sannita, Santa Maria in Baro 2-1, Iconicella Crecchio 3-2, Maiella 84, Guastameroli 2-2, Orsogna Taranta Perigna 2-1, Poggio Fiorito Vacri 0-1, Primavera 81 Faresina 0-2, San Martino Villa San Vincenzo 1-1, Villa Magna Fossa Cesia 1-0. La classifica al comando la Faresina con 55 punti, Conicella 53, Fossa Cesia 48, Villa San Vincenzo 45, Canosa Sannita 44, Villa Magna 42, Guastameroli 37, Orsogna 34, Santa Maria in Baro 33, Vacri 31, Primavera 81 30, Poggio Fiorito 29, Crecchio e Maiella 84 27, Taranta Perigna 18, San Martino chiude con 10 punti. Vediamo la classifica dei marcatori: con 21 reti troviamo Neia della Faresina, con 17 reti Monaco del Canosa Sannita, con 15 reti Gian Pietro dell'Orsogna, con 14 reti Taraborelli del Villa San Vincenzo, con 13 reti Di Marzio del Crecchio, Fantini del Fossa Cesia e Montarelli dell'Iconicella, infine con 11 reti Nasuti del Santa Maria in Baro. Allora Antonio, parliamo innanzitutto del campionato in generale e poi approfondiamo il discorso sulla tua squadra il Fossa Cesia. Mi sembra che in questo momento la Faresina abbia qualcosa in più, almeno a livello di risultati. Non so se il gioco migliore sia quello espresso dalla squadra di Farafiglio Rumpetri. L'Iconicella mantiene il passo, però ha qualche cosina in più in questo momento la Faresina, se non sbaglio. Sì, sicuramente è un campionato che in vetta è molto combattuto, con due squadre sicuramente strutturate in modo diverso. L'Iconicella è una neopromossa e sicuramente sta facendo un campionato eccezionale, giocano molto bene, abbiamo occasione di andare a vedere le gare in quanto giocano di sabato, e quindi sicuramente riescono a ottenere molti risultati, nonostante, insomma, la squadra si è cambiata poco diverso in confronto allo scorso anno. Però credo che giocano il miglior calcio del nostro girone, mentre la Faresina è una squadra più esperta, ha un capocannoniere, il capocannoniere del campionato che è Ney, un elemento sicuramente valido, e diversi giocatori che hanno militato in categorie superiori. È una squadra, insomma, che vince spesso anche 1-0, che però è partita, è stata fondata per la vittoria del campionato, e ci sta riuscendo. Tra due settimane c'è lo scontro diretto che si suona proprio qui a Lanciano, quindi credo che lì si decideranno le sorti del campionato. Purtroppo noi, con la sconfitta di ieri, abbiamo precluso un po' le nostre possibilità. Siamo a 5 punti all'Iconicella, avevamo avuto un periodo in cui nelle ultime gare avevamo vinto quasi sempre,
purtroppo non siamo riusciti ad agganciarci a questa coppia di testa e niente, per adesso speriamo di mantenere questa terza piazza, vediamo un po', comunque credo che insomma il campionato se lo giochino fra 2 settimane a Lanciano. Credo. Quindi voi vi ritenete ormai fuori da questo discorso? Ma sicuramente credo sarà molto difficile, dovremo sperare in uno scivolone di queste 2 squadre. Di la verità noi abbiamo 3 gare casalinghe e una esterna, però è un po' difficile, purtroppo ieri il risultato ci ha dato torto, siamo andati a Villamagna con l'intento di vincere la gara e abbiamo attaccato per tutta la gara, purtroppo come spesso succede nel calcio, in 10 abbiamo subito il gol, mi sembra al quarto o quinto minuto di recupero, sono cose che ci stanno, purtroppo il nostro andamento è stato un po' questo, in casa abbiamo vinto quasi sempre, abbiamo fatto solo un paio di pareggi, fuori casa purtroppo non siamo riusciti spesso a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. Ecco, per quanto riguarda le zone calde della classifica, ormai San Martino credo spacciato. Sì, il campionato è veramente un campionato molto, molto equilibrato. Confronto all'altro girone di seconda categoria ci sono molte meno segnature, è un campionato molto equilibrato, tra le prime e le ultime non c'è molta differenza. Sì, per quanto riguarda la vetta ne abbiamo già parlato, quindi credo insomma che sia questo il discorso, noi cercheremo di mantenere il terzo posto, sarà difficile quando è il secondo e insomma Villa San Vincenzo e Canosa stanno dietro di noi, quindi vediamo un po' come va fino alla fine, mancano 4 gare e si può succedere ancora tutto. Per la salvezza credo che il Taranta Perugna e San Martino, insomma, Taranta Perugna ha 9 punti di distacco, matematicamente ci sono ancora possibilità, però sarà molto difficile. È un campionato caratterizzato sicuramente dalle neopromosse, infatti sia l'Iconocella è una neopromossa, sono diversi, in base ai ripescaggi sono state diverse squadre di terza categoria che sono venute, anche per esempio il Vacri e il Poggio Friano hanno fatto un ottimo campionato, non sono state mai in lizza per la salvezza, sono state sempre in centro classifica, un buon campionato. Ci sono state alcune squadre che probabilmente per gli uomini che avevano potevano fare qualcosa in più. L'Orsogna, ad esempio, la partita con intenti bellicosi, purtroppo è partita male, poi c'è stato il cambio allenatore, adesso sta andando meglio, sta facendo giocare dei ragazzi, quindi sta andando bene. E 2 squadre che voglio citare sono il Guastamero e le Santa Valimbaro. Le Santa Valimbaro hanno degli organici ottimi, però conoscendo anche i ragazzi che ci giocano, insomma, hanno avuto dei problemi di infortunio, gente ferma per 4-5 mesi, e io credevo che avrebbero lottato per la promozione. Purtroppo ci sono annate che vanno un po' storte, e gli infortuni sicuramente hanno caratterizzato la stagione di queste 2 squadre, che però sono squadre che giocano molto bene, infatti dopo l'Iconicella credo che siano le squadre che giocano un buon calcio in seconda categoria. Quindi comunque è un campionato molto bello, diciamo che c'è una buona organizzazione, le squadre sono ben organizzate, veramente è un buon campionato. Ecco, parliamo adesso del Fossacesi, una squadra che dicevamo prima ha avuto dei nobili trascorsi in categorie ben più superiori e si ritrova a dover ripartire quasi praticamente da zero, diciamo, dalla seconda categoria. Sì, il Fossacesi ha avuto, insomma, noi fine 3 anni fa eravamo in promozione, abbiamo avuto un doppio salto all'indietro. La scorsa anno ci siamo ritrovati in seconda categoria, abbiamo ricominciato un nuovo ciclo, diciamo, sotto la mia gestione e niente, abbiamo cercato di fare lo scorso anno un buon campionato, siamo arrivati al 5º posto, quindi un ottimo campionato. Quest'anno, a dire la verità, quest'estate abbiamo avuto dei problemi per rifare la squadra e c'era stato qualche dirigente, insomma, che voleva andare via, quindi è stato problematico. Invece poi alla fine, una volta ricomposta la squadra, con il presidente De Simone Francesco, lo devo veramente ringraziare, sta facendo un ottimo lavoro, addirittura i dirigenti sono aumentati come l'anno scorso, c'è un gruppo veramente valido e infatti io credo, neanche quando stavamo in promozione probabilmente c'è una dirigenza così impegnata e così numerosa, la domenica ci seguono anche fuori casa e si cerca di fare di tutto per accontentare i ragazzi. Abbiamo cercato di programmare lo scorso anno una stagione di vertice per quest'anno. Abbiamo fatto qualche acquisto importante, purtroppo dopo una ottima partenza abbiamo avuto un periodo in cui siamo incappati in un po' di pareggi un po' strani, e purtroppo ogni qualvolta ci siamo trovati a 2 o 3 punti dalla vetta siamo scivolati, abbiamo avuto delle trasferte un po' così andate male, delle volte anche un pizzico di fortuna, anche se oddio la fortuna fino a un certo punto, però
diciamo che esprimiamo, credo, un buon calcio, anche a detta degli altri allenatori. Siamo una squadra che cerca di giocare anche abbastanza bene. Purtroppo abbiamo patito, credo, l'infortunio, secondo me importante, di Chiericato e di Tortona nella fase di preparazione del campionato, che ci hanno condizionato, insomma, due giocatori che insieme lo scorso anno hanno fatto 40 gol, 28 Tortona e 13 o 14 Chiericato. Quest'anno purtroppo non sono in condizione fisica ottima e quindi non hanno dato un grandissimo apporto sotto il punto di vista di reti, perché per l'impegno veramente siamo una squadra che ci alleniamo, credo in seconda categoria è difficile trovare una cosa del genere. Tra l'altro siamo anche in 24-25, mi sembra una rosa piuttosto ampia, e quindi insomma cerchiamo con molti elementi di forza cesia. È un campionato per noi buono, noi volevamo fare questo tipo di campionato qua, di vertice. Non stiamo riuscendo ad agganciarci a centrare la prima o la seconda posizione, comunque anche a rimanere, insomma, a tentare un terzo posto per eventuali ripescaggi, visto che insomma ci sono sempre problemi per le squadre per rifondarsi. Ci sono degli elementi buoni, sono molto ragazzi di Fossa Cesia. Vorrei citare due elementi: Fantini, che è anche nella classifica marcatori, che ha 13 gol, e tra l'altro Fantini ha giocato solo 15 gare perché è all'Università Bologna, quindi torna ogni tanto. Sicuramente è un elemento del 77 che ha giocato in promozione e che ha fatto la rappresentativa regionale 2 anni fa, che è arrivata in finale, abbia perso la finale, mi sembra, alla Monetina in fase nazionale. E anche Scaglione, un ragazzo del 78 di Fossa Cesa, che ha giocato nel Lanciano fino all'anno scorso, due elementi validi che sicuramente la seconda categoria non la meritano, sicuramente. Abbiamo diversi giocatori buoni. Un gruppo eccezionale, veramente, ci divertiamo il martedì e il giovedì, andiamo a cena fuori, credo che questo sia lo spirito del calcio. Poi, insomma, speriamo di fare qualcosa in più, perché forse se lo merita sicuramente come società, insomma. Ecco, per il prossimo anno avete già iniziato la programmazione? No, sicuramente dobbiamo vedere un po' i risultati come vanno. Per quanto riguarda il prossimo anno, non lo so, a livello personale non lo so, perché vedremo un po'. Non ho, insomma, arrivare nella prima squadra per me è molto gratificante allenare il settore giovanile. Infatti volevo fare un accenno su questo: noi siamo in lotta negli allievi, abbiamo vinto il campionato e stiamo facendo le fasi finali. La squadra è allenata da Corrado Schiarizza, è un ragazzo veramente valido, e sicuramente ragazzi che nei prossimi anni possono dare una mano alla prima squadra per arrivare sicuramente in categorie superiori. Nei giovanissimi lo stesso, siamo primi in classifica, la squadra da me allenata. E quindi stiamo facendo il meglio per i ragazzi. Abbiamo un ottimo settore giovanile, veramente eccezionale, con anche mio fratello Andrea che mi aiuta con i ragazzi più piccoli. Abbiamo più di 100 ragazzi, quindi credo che d'altronde società come le nostre devono fondare tutto sul settore giovanile. Se poi si ha la fortuna di avere dei ragazzi validi, come ci sta capitando a noi, insomma, è questo il nostro pensiero, va soprattutto per loro, credo. Bene, allora passiamo adesso all'ultima pausa pubblicitaria e poi molto velocemente parleremo di seconda categoria Girone. Bene, torniamo in studio per l'ultima parte della trasmissione, quella che parla della seconda categoria Girone F. Vediamo anche in questo caso i risultati degli incontri di ieri. Fara 90 Pollutri 0-5, Fossa Cesa 90 Mario Turdò 1-0, Fulmine Fresa Grandinaria San Salvo Marina 6-2. Gissi Torino di Sangro 0-1, Liscia Torre Bruna 3-2, Tornareccio Virtus Tufillo 11-0, Torricella Pedigna Quadri 2-2, Villa Santa Maria Carpine Tosinello 2-1. In classifica Liscia ha 65 punti ed è matematicamente promossa nel campionato di prima categoria. Auguri a Liscia. Tornareccio 52, Torino di Sangro 51, Pollutri 50, Torre Bruna e Villa Santa Maria 48. Mario Turdò 44, Gissi 40, Carpine Tosinello 38, Torricella Peligna 33, Fara 90 30, Fossa Cesia 90 29, Fulmine Fresa Grandinaria 19, Quadri 17, San Salvo Marina 16, Virtus Tufillo 5. E vediamo la classifica dei marcatori: con 28 reti troviamo Stella del Villa Santa Maria, a 26 reti Germano Turdò del Mario Turdò e Fiorillo dell'Iscia, con 24 reti Chioldin del Torre Bruna, con 19 reti Castracane del Fossa Cesia 90, con 17 reti Frasca del Pollutri, con 16 reti di Martino Anchelli del Pollutri insieme a Scutti del Tornareccio,
con 14 reti Marchetti del Carpine Tosinello, Tumini dell'Iscia e Antenucci del Torre Bruna con 13 reti, Finamore del Villa Santa Maria e Gualtieri del Pollutri. Infine con 11 reti Tozzi e Turchi dell'Iscia, Mazzoni del Torino di Sangro e Lizza del Fara 90. Bene, allora Antonio, parliamo brevemente di questo girone. Con la vittoria dell'Iscia ormai le cose sono fatte in vetta per la prima posizione. C'è la squadra cugina al Fossacesia, il Fossacesia 90, che non è stata inserita nello stesso girone e che ieri ha battuto di misura il Mario Turdò con rete del solito Castracane, che tra l'altro è uno vostro ex calciatore. Sì. Cosa ci puoi dire a proposito di questa squadra che è stata ospite proprio lunedì scorso a Calcio d'Intorni? Sicuramente il Fossacesia 90 ha fatto un ottimo campionato. Loro erano partiti, essendo una neopromossa, erano partiti per salvarsi e veramente si sono salvati con largo anticipo, hanno 29 punti, quindi la salvezza non è matematica, però credo che oramai non ci siano problemi. Una squadra fatta di amici, insomma siamo nello stesso paese, allenatore è anche mio compare, è Mauro Arrizza, sicuramente una squadra che ha fatto in pieno il suo dovere, in cui militano elementi che sono stati anche con noi, e sicuramente che Castracane, un elemento che si è messo molto in mostra, ha fatto un giocatore che ha segnato sempre tante reti, e è un giocatore valido, quindi potrebbe far gol anche a diverse società di categoria superiore, anche se ha problemi un po' di lavoro. Comunque una buona squadra e sicuramente ha fatto in pieno il suo dovere, effettivamente un ottimo campionato. Per quanto riguarda il resto del campionato, il Liscia ha un po' il discorso che abbiamo fatto per il Rocca Spinalvedi, una squadra costruita veramente con elementi molto validi, giocatori che sicuramente insomma, anche in precategoria farebbero benissimo. E qui c'è la lotta un po' come nel nostro girone per il secondo posto con Tornareccio, Torino di Sangro e Pollutri, che erano le squadre diciamo alla vigilia accreditate per la vittoria del campionato. Per quanto mi riguarda io insomma spero un po' che Torino di Sangro la spunti, perché ho diversi amici in quella squadra che, insomma, con cui mi sento regolarmente, allenatore Esposito, un caro amico, e sicuramente hanno la possibilità, però sarà una lotta credo fino al termine. Tra l'altro parlando con un loro giocatore Mordini mi diceva che hanno uno scontro, mi sembra, alla penultima, all'ultima giornata proprio con il Tornareccio, quindi credo che lì si possa risolvere la questione. Il secondo posto, che ricordiamo, insomma, è valido per la promozione praticamente, quindi ecco, credo. L'ultima parte della puntata la vorrei dedicare ad un discorso che noi avevamo affrontato già l'anno scorso, a due discorsi che avevamo affrontato, uno l'anno scorso e uno quest'anno, e che ti sono particolarmente cari. Le partite al sabato per i professionisti e i play-off e i play-out per questo fine di stagione, che magari potrebbe dare più interesse ai vari campionati. Sicuramente questo sarebbe un'ottima cosa. Per quanto riguarda le partite al sabato, già lo scorso anno ne avevamo parlato, io avevo fatto anche una piccola lettera al Corriere dello Sport, e credo che sia una cosa importante per noi, per i dilettanti. Io vedo la domenica che a Fossacesia, quando ci sono le partite al sabato, per esempio della Juve, del Milan, dell'Inter, la domenica c'è un pubblico numeroso al campo sportivo, veramente la gente ci segue. Però naturalmente quando c'è la concorrenza con queste gare, insomma una partita per esempio come ieri Juve-Parma o Juve-Inter, insomma io credo che allo sportivo piaccia anche vedere queste squadre, quindi questa sarebbe un'ottima soluzione. Ecco, scusa Antonio, queste sono le immagini proprio del Fossacesia 90 di ieri, sì, con il Mario Turdò. Sì, e per quanto riguarda i playoff e i playouts, credo che sia una cosa ottima, cioè vediamo anche in Serie C che il campionato è sempre interessante, fare credo una cosa come la Serie C, cioè con cui la prima debba passare, la seconda, terza, quarta e quinta possono giocarsi con degli spareggi, rendere interessante il campionato. Anche una squadra che è all'ottavo nono posto può lottare fino all'ultima giornata per il quinto posto o anche per non retrocedere. Poi si può dare anche con questi spareggi un po' di linfa vitale a queste squadre, perché sappiamo che negli spareggi insomma c'è sempre un ottimo pubblico, quindi ci può essere anche un ritorno economico. Qui abbiamo visto anche il gol di Castracane su punizione. Quindi credo che sia un'ottima cosa rifondare un po' questi campionati per dargli un po' interesse, anche perché i campionati sono validi, c'è squadre che si allenano, si impegnano, la domenica si prende freddo, acqua,
rimproveri dai dirigenti, dagli spettatori, quindi dare un po' di più soddisfazioni potrebbe essere buono, insomma. Bene, dopo aver visto il gol del Fossa Cesia 90, io direi di chiudere la trasmissione ringraziando Antonio Zangolli, che ci farà i saluti finali come nostra consuetudine. Ma sicuramente voglio ringraziare la vostra trasmissione, Telemax, che ci dà l'opportunità, insomma, di farci conoscere, di trattare i nostri campionati. Poi salutare il presidente Francesco De Simone e tutti i dirigenti, veramente un ottimo staff per quest'anno per il Fossa Cesia, che a livello dirigenziale non ha nulla da invidiare a squadre di alto livello. Quindi tutti i dirigenti, il mio collaboratore con la prima squadra e con il settore giovanile, Corrado Schiarizza, tutti i ragazzi del settore giovanile con cui parteciperemo a un torneo a Senigallia a fine giugno, veramente con ragazzi validi. Un saluto particolare a un ragazzo, Alessio, dei giovanissimi, che ha avuto un incidente col motorino giorni fa e speriamo che si rimetta più presto e possa continuare a giocare, e a tutti gli addetti ai lavori, che è gente che ci conosce, che fa sì che questi campionati siano sempre più interessanti. Bene, grazie ad Antonio Zangolli, tecnico del Fossa Cesia. Con Calcio Dintorni ci ritroveremo lunedì prossimo alle 21, con E-Gol domenica alle 20:15. Arrivederci.